Meno male che avanti, così andiamo tutti qua. Bisogna accendere questa roba qua, che si chiama comunicatore. In questa roba qua c'è un po' di pena, per farvi capire a loro che noi non andiamo per cattive intenzioni, perché se noi andiamo là senza di questa roba, loro immediatamente ci pungono, ci aggrediscono e ci danno dei danni. Dobbiamo sapere che anche il veleno delle api è usato, che il veleno delle api muore. Anche se è una cosa cattiva, perché sta copiando, è allergico, i gombi e tante cose, però poi deve essere anche a determinate cose. Se voi dopo me lo chiedete, mettiamo questo. Questo si chiama affumicatore, serve per affumicare. Scusi, ogni tanto si può girare anche per questo? Ecco, aspettate. Ah, sì, no, siccome io... Allora poi si chiude. Affumicatore. Questo si chiama affumicatore. Fa il fumo. Adesso, prima di andare là, mi devo mettere una mascherina. Un'altra. E poi c'è una tuta. Ah, ma c'è la tuta proprio, quella bianca, là e nell'altra stanza. Vedete, non fa così. Non passa più davanti, la maestra sta facendo la fotografia. Vogliamo fotografare tutto? Non lo so. Perché anche se le api ti pungono, non arriva perché queste pelle non può entrare dentro. Ha detto di pelle, l'ha detto già. C'è una tuta in deira. No, c'era l'altra. Vabbè, se qualcuno vuole. Vabbè, io vado così, io. Che c'è? Perché si usa il bianco? Perché le api si accecano al bianco, è il colore che gli dà fastidio. E allora è così, non ti aggrediscono facilmente. È cotone, Pucco. Ma che dovete tenere quegli appunti, io addirittura devo non visitare di me, se non è una giornata. Chi la siamo? Pure lo sciamo. Quando sciamo? Questo è un bavo. Ecco, vedete bene, bambini. Questo è un bavo. Le api poi deve... Allora tenetelo un po' così che è fotografo. Aspetta, io lo metto qua. Però lo vedono tutti, io mi tolgo. Questo è un telaino, questo si chiama telaino.
qui la cera è stata assolta con un fondicera, si è messa in una macchina e si sono fatto le giallo. E poi lei apre la devono costruire così. E poi faccio vedere anche adesso. Scusi, devo fare la foto. Allargatevi, se vi mettete qui sopra non si vede niente. Allargatevi. Dovete allargare il miele. Dammi l'aglio, e c'è il miele dentro. Guardate, guarda. Il miele che ancora, però non è stato chiuso, è super colato si chiama. Maestra, però devo andare lì. Aspetta, aspetta, non li tiene un attimo sollevato. Quando è finito la aspettate. Questa la togliamo, vado a prendere una cassetta più grande dove si mettono gli sciami. Le A, vieni. In queste non ci sono le A. Ma vanno là dentro le A. Queste si chiamano coprifavo. Coprifavo. Vedete, se vedete per bene, io qua c'ho un bigliettino. Sentite. Perché ogni volta che vado a visitare o faccio delle operazioni, scrivo che cosa ho fatto più o meno. E ci scrivo la data. E che cosa ci ho fatto? Non vi addossate? Vedete qui è un telaino dove le api hanno costruito le giallette, che poi in queste giallette loro depongono il miele, devono deporre il miele. Cinque giorni. Gamba così poco. Non perché muore per vecchiaia, ma muore per stanchezza. Depone le uova. Solo la peregina depone le uova. E in questo periodo ne depone da 1.500 a 3.000 uova al giorno. Io tengo la cassetta. Adesso io mi prendo una mascherina. Voi state in casa, signori, si girano le coppie. Vediamo un poco. Ecco. Poi prendo la fumicatore. Mi dovrei prendere i guanti. Io mi vado sempre. Però non è consigliabile andare da lì. Mi dovrete mettere i vari guanti e mettere la tuta prima. La regola è quella. E io non la metto mai. Questo è un guaio. Forse è meglio metterlo per far capire ai ragazzi come. Perché io posso andare anche per Daniele. Cioè una maglia con le maniche. Sì. È una mezza tuta forse. Questa è una mezza tuta. Perché è al cappuccio. Ecco. Vediamo un cappuccio. L'altro quello non è la metà. Sembra quasi che l'abbia nell'anno. Come? Grazie. Ho letto un po' del resto. Quando si gira la droga? Ecco l'affumicatore. Adesso un po' verso di noi, signor. Mirko, non ti va a vedere da io. Guarda. Per l'operazione, vedi, l'affumicatore. Stordisce, vedi. Che sono qui vicini. Qua, 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 state
qua, che poi fra poco vi fa vedere. Non lo posso, vi fa vedere le api vicine. No, no, fermi qua, fermi qua, adesso arriva. Voglia, lì ci sono le api. Cioè, voi dovete stare completamente fermi. Vedete, qua hanno incominciato a costruire il favo, vedete? Questo è il foglio Jerry che voi avete visto là, qui hanno iniziato a... vedi, io lo tocco con le mani. Là, non venite. Vedi? Dove va? Vedete, hanno iniziato a fare il favo. Questo si chiama favo, si chiama. Questa roba si chiama favo. Silenzio, noi non sentiamo che cosa dice. Se vedete quest'altro lato, è vuoto, vedete? È vuoto. Ma dove andate? Ma puoi andare proprio lì. Vedete? Sì, 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 poi vedi. Ma vuoi che la faccio io? Fermi qua, fermi qua. Ecco. Ok, aspettate che vado a prendere un altro telaio. E adesso che vengo? E tu no. Un pochettino poco più grande è questo. Più grande del che giallo è. No, ecco. No, te la faccio, è andata all'altro lato. No, no, ragazzi. Bambini, fermi. Eccola qua. Oh, eccola. Vedi? Ah, eccola lì, sì, 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 eccola che è più grande. Vedi come va? Ecco adesso. Perché si è vista mossa. Eccola qui, eccola qui. Tiene due ali di dietro. Eccola. Eccola. Eccola qui, è più lunga. Aspetta, poi di nuovo nascosta. Che loro la proteggono. Quella adesso è protetta dalle ali. Ecco, si è rispostato un poco. Ecco, adesso la regina, non riesco a vederla, perché le api, sai cosa hanno fatto? Si mettono da sopra. Ecco, si sono messo sopra per proteggerla la regina. E adesso non lo vedo. E io l'avevo vista la regina. Se l'hai visto allora, adesso non riesco a vederla. Oh, ma allora, più indietro. Dai. Allora, chi è che ha visto? Sì, chi è che ha visto avanti? Dai. Ecco, allora. Se la volete riprendere, ma vediamo dov'è, perché quella cammina. Francesco, avete visto? Lucia! Ma lo smettete di spingere! Ecco il miele che non è super colato come colore lucido. Eccola qua la regina, vedete? Ecco. Ecco. Adesso va di nuovo là perché adesso è disturbata, perché noi che cosa abbiamo fatto? Aspettiamo, no, se dovete andare. No, non mi fate arrabbiare, dovete andare più dietro. Dobbiamo tornare integri a scuola. Più dietro, forza. Ecco il miele come luccica, vedete? Questo si chiama covata. Covata. Io non potevo portare la covata qua, se volete vado a prendere un foglio, cioè un telaino grosso con covata dentro, con le api vicino. Questo ve lo posso far vedere perché la potete toccare, chi la vuol toccare? E qui si dove. Qui non ci sono niente. Vabbè, non la dovete schiacciare perché. Boh. Se no poi si guasta. Questa la potete vedere da vicino. Leggero, aspettate, io vado. Aspettate un po'. Chi è che la vuol prendere, gliela vuol dire? Io. Allora
io mi vado a vedere per prendere. Sì, piano piano, delicatamente. Piano piano, quando la maestra agì, venite qua. Faccio il giro, Mettetevi. Questi potrebbero... Le apri qui, le apri qui, le apri qui. Dentro le api, fra poco depongono il miele, vedete come hanno pulito, hanno fatto già la cera bianca, vedete come è pulito. Perché questa adesso, prima di iniziare a mettere il miele nelle gialette, loro devono per ben pulire. È la cosa più pulita che esiste. Ecco la covata. Vedete quanta covata qua c'è? Ecco il polline ai piedi, questa è una zambetta, ecco. Questa qua il polline bianco, vedete? Quel bianco giallo paglia. Andiamo là. Ecco, vedete, questa è la covata. La covata, dove devono nascere le api. Sì, l'altro perché guardano le porticine. Vedi la covata? Bella? Ecco, vedete questo com'è il polline rosa ai piedi? Senti, Rob, mi sa che non è che mi busta, dove sono? Quale busta? Il busto metto lì. Stanno là, anche stanno là sotto. Dopo, puoi ripetere perché se la fa nascere il perché? Diciamo, perché? Perché siccome io ho preso la pappa reale, sì. Allora le api, sentendosi orfano, quando si prende la pappa reale, si fa l'escludi regina, si esclude la regina. Allora le api, sentendosi orfano, producono più pappa reale, fanno più cellette. Dopo il terzo giorno, cosa si fa? Si va, si rimette di nuovo a posto e si prendono queste cellette qua, che io non... Queste, però si prendono queste giallette e qui dentro c'è la pappa reale. Con un aspiratore si aspira e si conserva poi la pappa reale. Come si chiama la pappa reale? In queste giallette qua. È difficile da dire. Sì, difficilissimo perché prima, perché se poi mi fate delle domandine io vi posso spiegare meglio. Ma qui non è che ce ne vuole, ci vuole... Le api vanno su tutti i fiori a imbollinare. Dipende il fiore che ha di più nettare. Perché nel fiore c'è il polline e c'è il nettare. Dal polline loro lo prendono tramite delle, vicino alle zambette, che si chiamano cestelle portapolline.
lo impastano con della, della cera, che le api producono la cera dalle ghiandole ceroide. Lo impastano, lo mettono vicino alle zampette e lo portano nell'arnia. Il fiore di più preferito è il trifoglio, il biancospino, ecco, è la qualità dei fiori che ci stanno nel, in quel determinato territorio. Ma tutti i fiori le api vanno a visitare. Tant'è vero che il miele tradizionale di Millefiori viene, non viene chiaro, ma viene ombrato, oscuro. Se invece si fa una selezione dei fiori, e abbiamo il miele, come quel miele che ho qua, il miele di acacia e di biancospino, vi faccio vedere che sono due qualità di fiori. Questo è di acacia, i fiori di acacia. Acacia. E questo è il tradizionale miele, il millefiori. Vedete come più è ombrato? E invece questo è chiaro, l'acacia. Così si vede anche nel telaino, vi faccio vedere anche dal vero. Questo è biancospino, a centro invece millefiori, perché le api, che costo, questo telaino è stato lì ed è stato preso quando c'era sia l'uno che l'altro. Vedete le api. Se vado a prendere un altro telaino è solo biancospino. Allora qual è il questo più bianco? Questo più chiaro è il biancospino. Questo più scuro. E questo qua quando si va a smielare nello smielatore, per smielare, esattamente, si taglia questo con un coltello la parte di sopra. Si taglia tutte e due le parti e poi si mette in quella cosa centrifuga che si chiama smielatore. Per forza centrifuga il miele esce. Invece nel biancospino sono rapido la cristallizzazione del miele. E che se vedete, vedete come escono le goccioline di miele? Non è vero. Sì, è. Scende. Sì, si deve raschiare il telaino, si deve mettere poi il telaino. Non lavorate in qualche modo. Con l'alcol. 95 gradi. Esce con l'apparecchio liquido. Ma che è una porta di scarpe. Non si può fare gli occhiali. Sta a fare qua, se no non esce. Io non uso questo, ma io uso questo, per me è molto più comodo questo qua. Ecco, si fa sto servizio. Ecco, se si fa così. No, ecco. Le va a vedere la pappa reale. No, la... Ecco, ma se ai bambini poi glielo facciamo... Sì, sì. Ecco, quello adesso è duro perché ha fatto freddo, perché se era caldo. Ecco, si fa sto servizio qua. Che si è venuto in un periodo che l'aria è andata male, perché se era andato buono, c'era il miele fresco, io vi facevo, lo prendevamo, lo smielavamo là, e allora... Purtroppo. Quello, perché c'è quella gelletta lì dentro? Perché io ho preso la pappa reale. Sì. Comunque, mi dovete, se venite qualche altra volta, mi dovete sì, fare no. Più domande, perché io... Sì, ma sono piccoli, sono bambini di prima e seconda elementare. Chi lo vuole assaggiare? Posso? È ottimo. Vedete che... Prendi i cucchiai, mamma. Allora, ci sono bambini che vogliono comprare. Sì. Però? Così. Quello era acacia. Il biancospino. E questo è un po' di millefiori acacia. Ma se i bambini col ditino lo possono assaggiare tutto.
facciamolo assaggiare a tutti. Questo qua che c'è il coso, tieni, lasciamo, dai soldi alla signora. Devono essere 5.000. E pure, metto le essere ho assaggiato, so. Sì, sì. E tutto dalle 5. C'è la riga e 4. Attenzione, non correte adesso con queste affari. Ciao. Cerchiamo un po' di taglia. E chi è? Claudia, com'è? Buona. Ciao. Ciao Massimo, che assaggerino. Massimo, dai. A me. Dov'è? A te. Massimo, aspettate un po' che... Andiamo là, li vuole... Massimo, se gli dite all'insegnante che aspetta un po', gli faccio assaggiare. Cosa... Dai. Basta, alza, basta, metti. E dai, fai veloce. Forza. No, facciamo la sala. Andiamo per assaggiare, andiamo. Massimo. Prendere un po' di tempo. Aspettate, allora, che passo io. Bambini, i bambini assaggiate. Vieni, io ho preso un attimo. Dicolo, mettilo. Quella con la maglietta arancina. Me e basta. Francesco, vieni. Assaggialo bello, vedi quanto è buono. Premi, premi col ditino. Premi, premi, forte. Io ne ho preso tanto. Anch'io. Hai assaggiato il miele? Buonissimo. Hai visto che è buonissimo. Buono, questo è proprio naturale. Vedi, un telino solo, vedi come cola. Ecco, poi esce da là, su tutte quelle cose che... Mettemela tutte là, in, giusto? Per... Si deve... Ecco, viene con la fine della... qua vicino, sentite. Ma quello quando è carico lo dobbiamo fare. Se vedete da qua, vedete le goccioline di miele come vanno a finire vicino a te. E poi ho tagliato solo un altro, lo facciamo prima. No, cose da buttare alla spazzatura. Qui ne devono andare 18 per caricare. Sì, che non vorrei spaccare senza niente. No, va bene, non è problema, che non fa poco. Forse va bene, fra 10-15 giorni devo smiare. Ecco come si sporca e poi per mille cose. Poi questo è dall'anno scorso. Sì, è stato.